I'm on my own against the wall. The pressure's building, but no, I will never fall. Instead of crying, they hear me roar. And now I see that I'm way better than before. I never needed you at all. Think I'll fall down, I'ma watch you fall down. I'm living large now, I never needed you at all. Think I'll fall down, I'ma watch you fall down. I'm living large now, I never needed you at all. Questo posto sembra familiare. Tu chi saresti? Aspetta. Cap. Ora preparati a morire. Aspetta. Oh mio Dio! Qui in casa mia. Pensavo fossi morto. Hai perso il tuo Capitan Bill. Beh, non proprio. So cosa volete sapere. Come ho perso il mio Capitan Bill? Ci arriveremo più avanti. Ora prendo io in mano le redini di questo episodio. È il mio episodio. Perciò ora comando io. Ora saltiamo questa parte. Ci arriveremo dopo. Ora vi racconto un po' di me. Torniamo indietro. Ok, vi parlo un po' di me. Questo sono io. Già, sono il Capitan A delle serie e film di Capitan Cosmos. L'ho aiutato in parecchie delle sue avventure, indossando la mia uniforme da capitano. L'ho aiutato contro il generale Hardlord, contro una minaccia globale. Ma vi starete domandando, certo l'hai aiutato, ma quand'è che combatti? Ora ci arriviamo. Durante una missione ho combattuto un cattivissimo criminale. L'ho riempito di pugni. Ho vinto. Ho addirittura una mossa tutta mia. Parada, duello! Dopo aver vinto sono stato rapito da questo tipaccio, Francis. Mi hanno ingannato dicendo che avevano un potenziamento per me, ma era il progetto Armaids. Il mio Obscurius era dalla sua parte, ha contribuito al progetto. Pensava che una volta diventato un mutante sarei diventato cattivo e sarei passato dalla sua parte, ma si sbaglia. Ora ho il fattore di guarigione. Ho ancora i fulmini, ma ho dovuto indossare questa maschera per coprire le cicatrici. Ho ucciso il mio Obscurius e con una copia della sfera. Ma voi direte, ma la sfera è nell'universo del videogioco e quindi non è fattibile che lui ce l'abbia. È il mio episodio, quindi comando io. Zitti e guardate la serie. Dicevamo, con la sfera sono andato in vari universi, ho ucciso varianti di Obscurius per guarire il mio dolore. Ma quando venni trovato e prelevato da questi Power Ranger della TVA super corazzati, mi hanno mentito, hanno detto che potevo diventare il più eroico fra gli eroi. Poi mi hanno falciato. Ora vivo nel vuoto, dove sono stato quasi mangiato da Alioth. Sì, posso morire mangiato da Alioth. Il fattore di guarigione non funziona così. Il fatto è che nessuno può sfuggirli.
tranne il nostro Capitan B. Ma ho fatto anche questo. Non proprio. Una volta ottenuti i poteri, ho giurato vendetta. Obliquius ha contribuito a darmi e io ho dato la caccia a tutte le sue varianti. Ho rubato la sfera. È già in universi, molti, molti universi. Ne ho uccisa una, un'altra. È stato un massacro. È stato picchissimo. Ma mi hanno prelevato e mi hanno detto se ti aiutavo. Non ho voluto. E quindi eccoci qua, in questo posto da incubo, che sembra la mia casa ma uscita da un film dell'orrore. Quando ho incontrato te? Io sto cercando un diamante azzurro, piccolo, quanto così. Tu sai dov'è? Questo è peggio di quanto pensassi. Il diamante si trova qui. Non ti posso portare, sarebbe un suicidio. Perché, scusa, è una mia missione trovarlo. Il diamante si trova da prove. È troppo forte per andare a rubarlo. Fidati. Qui c'è un prowler. Beh, intanto il mio prowler l'ho già abbattuto. Non sarà un problema. Ah, è qui che ti sbagli, caro mio. Lui ha il diamante. Portare in vita i morti. È troppo potente con quello. Però io non posso morire, perciò ti posso fare strada se vuoi. Il diamante non gli dà nessun potere a lui. Farmi strada. Tu sei un assassino. L'ho fatto per salvare il mio mondo, ma non ha funzionato. Lo so perché sei qui. Il tuo mondo sta morendo. E non hai altra scelta che trovare quel diamante per curarlo. Voglio quel diamante perché non voglio che nessuno lo trovi. Poi in qualche modo posso ritornare nel mio mondo. Ho ancora il tempo. Accidenti. Non hai il tempo. Beh, io dico, andiamo a uccidere chiunque si metta sulla nostra strada. Diamo alla gente quello che vuole. Deadpool e Capitan V. Immagini la scena. Non uccidiamo nessuno. Poi tu non sei Deadpool. Ma potrei esserlo. Che ne dici di Captain Dead? Sì. No. Sei un genio. Capitana e Deadpool
mischiati insieme e insieme formano Captain Deadpool, il supereroe dell'anno. Ok, io devo andare, non saremo mai. Sì, ma lei viene con noi. Oddio, no. Oh sì, invece. E mettila subito giù. Andiamo, ti prego, guarda che musetto. Mettila giù. Scusa, che cosa non... Vai. Libera. Andiamo, qual è il tuo problema? Guarda che chiedi. Lo so, può essere dolce, ma non ho mai visto un cane combattere. Eri. Beh, lui è stato mutato. Scusate, ma sarà una missione solo per veri eroi. Sì, ci sarà anche un film su di voi, ma... Qua così. Ciao. Quindi, dove andiamo? Io vado da Bruno. Tu stai qui. Ti prego. No. Ti prego. Ok, va bene. Vieni con me. Ma non si uccide. Prometto. Croce sul cuore. Ah! Ma ci siamo un team. Quindi? Qual è il piano? Recuperare il diamante. Facciamo. Qua la mano. Tu mi porterai rispetto. Non siamo un team. Siamo un team. Con chi stai parlando? I'm on my own, against the wall. The pressure's building, but no, I will never fall. Instead of crying, they hear me roar. And now I see that I'm way better than before. I never needed you at